Questo programma è offerto da TAM, prosciutto cotto senza glutine Rovagnati, Cantine della Barduria, acqua minerale naturale Nerea, Valgrana, Villani, Mortadella e Gran Re Beretta, Speck Fumicato Citterio. Offerte imperdibili con V, valide dal 16 al 28 maggio. Polpa di pomodoro Tamma, 400 grammi a 45 centesimi. Tonno in olio di oliva Nostromo, 80 grammi per 3, a 1,98 euro. Maionese Calveda, 500 ml a 1,39 euro. Latte parzialmente scremato del Giudice a 69 centesimi. Biscotti Doemi, 750 grammi a 1,99 euro. Acqua Lete, 1 litro e mezzo per 6 a 1,56 euro. Pepsi Cola da 1 litro e mezzo a 89 centesimi. Fanta Orange da 1 litro e mezzo a 99 centesimi. Carta igienica Tenderly 12 rotoli a 1,79 euro. Nelson Piatti 900 ml a 99 centesimi. Dixon lavatrice 21 lavaggi a 3,49 euro. Philadelphia Classico a 69 centesimi. Fruttolo Nestlé 50 grammi per 4 a 1,09 euro. Yogurt Parmalat 125 grammi per 2 a 79 centesimi. Yogurt alta qualità Granarolo a 1,95 euro. E viva Wüstl di pollo e tacchino Amadori a 34 centesimi. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal 1956 il nostro prosciutto cotto ha un gusto e profumo inconfondibili. Da sempre senza polifosfati aggiunti, glutine e proteine del latte. Ferrarini, c'è più gusto a mangiare sano. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Nel nuovo numero di Convi Magazine ci sono gli Eyewolf direttamente da The Voice e in più parleremo di cucina, pennette di polpa di granchio, involtini di prosciutto cotto, nutrizione, confronto delle diete, vari regimi nutrizionali, tempo libero, buon compleanno Paz, auguri ad Andrea Pazienza, spazio casa, luce a LED, l'evoluzione dell'illuminazione e in più gossip, news, attualità, eventi, mostre, stagre nella nostra provincia e non solo e tutti i tuoi programmi televisivi preferiti. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Ci siamo, buongiorno a tutti da Pane Quotidiano, questo fine settimana spettacolare. La signora sta andando, vabbè è andata. Volevamo iniziare con una bella signorina, inizieremo con una bella signora. Buongiorno signora,
No, Lado, ti fa, le regaliamo il bicchiere, guardi. Solo una cosa a volo. Che mangia oggi? Io niente, io preparo solo. Lei prepara ma non mangia? No. Ma cosa preparerà di buono? Tante cose. Tante. Tante cozze. Vabbè. È venerdì, giustamente. Ma lei è di Bari? Origini. Io sono patate e cozze, di dove precisamente? Rutigliano, i genitori. Ah, Rutigliano, un bellissimo posto, quindi molto bello. La ricetta infatti voleva sapere il nostro camera. Ci vuole tempo, è troppo complicato. Ma la cosa più importante sono le cozze. Infatti. O il riso e patate. No, le cozze. Ecco, le cozze di Taranto, no? No, di Manfredonia. Ah, la cozza di Manfredonia, come la siccia, eccetera. Vabbè, buona giornata signora, grazie. Abbiamo dato anche oggi il bicchiere, insomma, perché, come vedete. Sempre il nostro Ferrarini che vogliamo ricordare. Allora, abbiamo una signora in... No, se n'è andata la signora. Ricordiamo che siamo sempre al Convivi Chinatown. Siamo qui praticamente in questo splendido Convivi. Dicevo, questo fine settimana particolare perché c'è il ritorno della partita del Foggia, no? Casini sono successi, biglietti addirittura stamattina, 2250 biglietti, non si sa che prezzo. Andiamo a chiedere... Buongiorno, salve, buongiorno. Non attendi, volevo regalare un bicchiere. Non lo vuoi? Non vuole, manca regalare tu un bigliere, non lo voglio, però ecco. Buongiorno signora, un regalo per lei. Un bel bicchiere. Le piace? Cosa ci farà con questo bicchiere? Bevo. Ma qual è la bevanda secondo lei che può contenere questo bicchiere? Vabbè, qua va bene il latte oppure il tè. Questo è proprio un bicchiere tipico da latte proprio, latte e caffè. Va bene, va bene. Tifosa di calcio? Ha voglia, speriamo che domani vince. Ma ha saputo questa storia dei biglietti, non so se... Hanno messo i biglietti taroccati. Cosa ne pensa lei di questa? Beh, penso che sono cose che non si fanno, però li fanno dappertutto. Ha qualcuno in casa che andrà alla partita? No, mio marito è anziano, non sta bene, penso che non ci va, però ci piace che vince il Foggia. Quindi diciamo un augurio al Foggia, diciamolo in diretta. Risultato secondo lei? Perché sono brutto, dai. No, che brutta, signora. Lei è una bellissima signora, anzi parla pure benissimo. Risultato secco, come le viene? Speriamo che fa 3-0. 3-0. Iemmello? No, beh, ma i giocatori non li conosco. Diciamo Iemmello. Per la squadra. Va bene, grazie signora. Crepi il lupo. Secondo me... No. Segna il capitano, il capitano Cristian Agnelli che salutiamo. Allora, a questo punto, ecco qua, abbiamo da questa ora. Regaliamo il bicchiere a questo ragazzo, buongiorno, ciao, tutto bene? Bene, bene. Sei tifoso del Foggia? Sì. Andrai? Purtroppo no, perché i biglietti ormai se li sono presi tutti qua. Ah, ecco, ma tu come hai fatto? Dove hai cercato di farlo il biglietto? Al botteghino? No, al booking show. Hai avuto anche tu il problema che sei bloccato? Si è bloccato perché se li sono presi 6.000 in Campania di biglietti. Allora, questa è la cosa. A quanto pare se li sono presi in Campania i biglietti. Io ho saputo ieri di denunce perché al casello di Candela sembra che c'erano delle persone che vendevano. Quindi lei conferma, tu confermi sì, che in Campania... Confermo che i napoletani ci fregheranno i biglietti. Quindi in Campania si sono comprati questi biglietti. Alla società diciamo attenzione la prossima volta che dobbiamo andare noi allo stadio, non loro. Risultato secco. 2-0 per il Foggia. 2-0 per il Foggia, va bene così. Allora qualcuno ha detto che forse la partita dovrebbe essere indifferita sul Rai Sport 1, ma forse la fa Rai 3. Forse, una notizia di stamattina a volo. La Rai 3 locale forse farà la partita, speriamo bene. Allora diciamo un Forza Foggia. Forza Foggia. Sempre. Ecco qua, guarda quanto è bello, salutiamo questo. Adesso per quanto è bello, sei bello come un gol di Iemmello. Ciao, buona giornata. E allora andiamo a vedere un attimo. Intanto qua abbiamo l'ananas. Sì, l'ananas. A quanto va? 2,39 al chilo. Ma al chilo 2,39 l'ananas. Tu che porti? Di belli biscotti? Sì. Sono buoni? Abbastanza. Ottimi sono. Ottimi. Sono ottimini. Allora, vediamo a chi dobbiamo dare. A chi dobbiamo dare questo ultimo picchio? Allora, tutti positivi, caro Carmine, per questa partita. Ah certo che vabbè, le scaramanzie sono quelle che sono. Buongiorno a tutti i ragazzi della Convi, tutto bene? Come vanno i salumi? Bene, bene. Qual è il salume che va di più? Beh, un po' tutto, un po' di tutto. Oggi c'è qualche offerta particolare? Sì, però è macelleria. Ah, è macelleria. Attenzione. Oh.
fino al 90esimo. Tutto quello che ti chiedo. Sta canzone, comunque. Vi volevo mostrare una cosa bella. Sei riuscito a trovarlo? Come l'hai trovato? Poteri forti. Hai pagato normale il biglietto? Sì, prezzo di tagliando, normale amministrazione. No, anche perché comunque Moscardelli se la poteva scambare, capito? No, non se la poteva scambare. Lui è legittimo, capotanto legittimo, non è che si è buscato tre palline, quindi esatto. Stando al suo ruolo, capito? Dovrebbero, forza foggi. Dovrebbero venire 1.000 da Lecce, ma a quanto pare saranno molti, molto di meno, insomma. Ma loro possono essere anche 10.000, ma noi settore ospiti. Ma noi, uno di noi, ne contiamo 300 di loro. A proposito, la cosa importante, andiamo prima allo stadio perché ci sarà una grande coreografia in tutti i settori. Lo quindi... so, ho visto, lo so, sono informato. Esatto. Color di rosso qualcosa da stile UEFA Champions League, tensione. Intanto noi oggi andiamo come trio la trippa, quindi ai matrimoni andiamo Taranto e Matera, quindi faremo due matrimoni venerdì e sabato, ma col pensiero saremo qua allo Zaccheria. Sempre. Forza Foggi. Grazie, sempre. ciao. Qua ormai ragazzi, cioè, non si vive nient'altro. Le volevo dare un bicchiere. Non lo vuole? Un bicchiere Ferrarini. Dovrei bruciarlo, no? Allora che devo mettere? Il latte, l'acqua, no, quello non che. Non bevo, non latte, né acqua né. Neanche il caffè. No, solo birra. Niente. Solo la birra quella si beve direttamente. Nel bicchiere. Allora andiamo a vedere questo signore qua. Buongiorno, salve. Regalo? Non mi interessa. Regalo? No, non mi interessa del Foggia. No, parliamo del Foggia, parliamo di altro. Io le regalo questo bicchiere e le chiedo, secondo lei, oggi, qual è una cosa che si può mangiare, diciamo, il venerdì a Foggia? Cosa mangerebbe? Il pesce? Pesce. Ma veramente io poi non sono un accanito al pesce. Per tutte quelle stronzate che si vedono in televisione, ma per esempio hanno incappato una barca che si è ammucchiata, una dei 50 cristiani in dopo. Sto pesce qua è l'Adriatico che è vicino a noi. Esatto. Insomma, che ci mangiano un pesce che i cristiani che si hanno musicato dite e cose. Effettivamente non è proprio corretto, diciamo. Ma lei il venerdì lo cucina lei il pesce solitamente? No, io te l'ho detto prima, a casa sta mia moglie che proprio non vuole proprio Non vuole sentire. Non vuole sentire proprio, perché non perché, ma prima c'era mangio i cozzi, queste cose qua. Sì. Oggi la sera ha detto riso, patate e cozze, mangiava. Esatto, ma mo da quando è successo tu fatto questi emigranti e cose, allora uno si manda un po', cioè, ma la carne non sappiamo come che è, purtroppo. Se vede la televisione quello che dici. Effettivamente oggi se avessimo mangiato questa cosa qua, quindi non si sa cosa mangerà oggi, a sorpresa. Oggi mi sembra che fanno riso e piselle. Mo quando esco prendo due mozzarelle e quello là. Quindi sono congelato al massimo. Di pomodoro vicino e facciamo una caprese, insomma. Una cosa diciamo arrangia, però allo stesso tempo buona. Mo come si fa capo. Esatto, quindi dobbiamo fare un pochettino. Quindi andrà al mare quest'estate? Ma non lo so. Sorpresa? Non lo so. Io mi è morto un figlio. Mi dispiace allora, purtroppo. I vacanze, i feste e cose. Lasciamole perdere. Un mese prossimo faccio 50 anni di matrimonio. Si ricorda ancora il nome di sua moglie? Sì. La chiama Amore? No. Insomma, quando capita, quando siamo proprio... Nel momento, diciamo... Perché il pensiero è sempre là. Purtroppo sì, io capisco benissimo. È sempre quello là. È normale. Noi le facciamo comunque tanti auguri, regaliamo questo bicchiere. Lei è molto solare, una persona simpaticissima. Mio nipote. Perfetto. Uno mi dice un Forza Foggi comunque. Forza Foggi. E chiudiamo così con un non tifoso che dice Forza Foggi, proprio per ricordare che ci siamo. Anzi, chiudo così con Bi siamo. Mozzarelle secche, 4 torri.
took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Sbaglia il rigore.